Radio Caffè Criminale presenta Giallo Criminale. Bene, buonasera, bentornati qui a Radio Caffè Criminale, Giallo Criminale. Stasera, come ormai di consuetudine, siamo anche radiovisione, quindi chi volesse ascoltarci e vederci, salute a chi ha starnutito. Naturalmente no, stasera... ho fatto io. Bene. Tutto un soffietto contro un moscerino. Chi parla è Carmen Gay. Bene, Carmen, sì, grazie, ciao. Grazie per l'invito. Carmen Gay, ciao. Che tutti ormai la conoscete, grazie a voi. È nostra ospite, ormai, come dire, un'amica di Radio Caffè Criminale, scrittrice e esperta in crimini. E quindi questa è la nostra prima ospite. La seconda ospite, che in realtà è anche lei, è di famiglia, quindi appartiene, come dire, al nostro graditissimo staff, e naturalmente la criminologa Vilma Ciocci. Buonasera Vilma. Buonasera a tutti. Bene, di che parliamo stasera? Stasera parliamo, chissà perché, parliamo ai delitti. Radio Caffè Criminale ha questa velleità di parlare di casi, casi noti, meno noti, risolti e non risolti. In questo caso, stasera parleremo di un caso che è un cold case, in realtà un caso che non è stato risolto per niente, ed è un caso stranissimo. Ne parleremo con gli esperti, analizzeremo, cercheremo di farci un'idea e tutto quanto. Allora, parliamo del caso di Antonella Di Veroli. Antonella Di Veroli, o per meglio dire, il caso della donna sigillata nell'armadio. È un caso molto particolare, è avvenuto nel 1994 a Roma, e quindi una donna in via Oliva, via Domenico Oliva, una donna normale, sì. Una donna che poteva vivere tutta la vita normalmente, forse passare inosservata come molti noi passano inosservati nella storia di questo pianeta. Invece purtroppo, Antonella è stata uccisa barbaramente in casa il 10 aprile 1994. Io inizierei con Carmen Gay, la scrittrice ed esperta in crimini. Se ci vuole raccontare un po', farci una pennellata su questa signora, perché è una donna di 47 anni, non era proprio giovanissima, ma neanche vecchia. Una donna di 47 anni è nel fiorfiore dell'età, quindi una donna normale, ecco, anche dal punto di vista dell'avvenenza non è che fosse una gran bella, ma insomma questa è la bellezza è soggettiva, quindi come dire, evitiamo questo particolare. Bene, Carmen, raccontaci un po' di questa signora Antonella Di Veroli. Allora, il delitto è del 94. Bisogna ricordare la Roma di quegli anni. Nel 90 era stato ucciso Renatino De Pedis, capo della banda della Magliana, o cosiddetto. Delitto di Via Poma, sempre nel 90. Nel 91 Loggiata. Sarà perché appunto Roma e l'Italia, interessati ai crimini perlomeno, parlavano ancora tanto di questi eventi, sarà per questo che il caso di Antonella Di Veroli non è stato trattato con enfasi o con il giusto risalto, se vogliamo. Eppure è un delitto orribile e, se vogliamo, eccentrico. Non solo è un delitto della porta chiusa, è il delitto dell'armadio chiuso. Poi Vilma ci spiegherà meglio le circostanze del ritrovamento. Ho trovato curioso il modo in cui lei è stata descritta, e anche tu Davide hai fatto un accenno. In molti resoconti scritti e video viene definita non bella, non avvenente, forse perché, così ci viene detto, era una donna ben tenuta certamente, però molto dedita alla carriera. Pare che lavorasse 24 ore su 24 o comunque 6 giorni su 6 come minimo.
e l'ultimo giorno di vita era una domenica, era andata, dicono, sempre ci dicono, a pranzo da amici, e aveva parlato per tutto il tempo di lavoro, quindi la descrivono arcigna, donna in carriera, quasi scontrosa, single accanita, single irriducibile. E poi torna a casa dopo questo pranzo domenicale, dopo il pomeriggio passato in compagnia, e parcheggia, c'è un parcheggio privato in questo condominio, l'ultima persona che ufficialmente la vede è il custode del parcheggio, del garage privato, che forse era egiziano, su questo non ho trovato grandi riscontri, qualcuno ha detto così. Tempo dopo un barista di un bar che era a circa 800 metri, credette di riconoscerla in una signora che era venuta verso le 10 a comprare una bottiglia di spumante. Poi però ci ripenserà, non era più tanto sicuro che fosse lei. Abbiamo dei personaggi, brevemente cerco così di sintetizzare, abbiamo dei personaggi che contornano la vicina, la mitica Ninive del piano di sotto, che sentiva tutto, vedeva tutto, ma poi alla fine ci ha detto ben poco. Poi abbiamo Umberto Nardinocchi, ex amante storico, uomo sposato, poi Vilma si effonderà meglio. Poi abbiamo Vittorio Biffoni, amante in carica, un fotografo non di belle speranze, amante in carica che però non voleva più esserlo. Poi abbiamo un misterioso signore, forse con l'iniziale E, si dice questo perché pare che lei avesse comprato due regali, oggettistica maschile, con questa iniziale. Abbiamo alcuni particolari poi che riguardano la casa non in ordine come lei di solito la teneva, il fatto che fosse senza reggiseno, che la luce sia stata, o almeno una delle luci sia stata trovata accesa mentre lei era molto puntigliosa, pignola in queste cose, no? Il barattolo di stucco e il fatto che lei fosse una donna molto diffidente e pare che addirittura per prendere una raccomandata si recasse fino al portone ad accogliere il postino. Questa, diciamo, è la sceneggiatura di base. Sì, lascio la parola a Vilma. Sì, sì. Vilma, adesso ti diamo la parola immediatamente. Diciamo che allora era donna meticolosa, metodica per quello che possiamo definirla metodica, una donna in carriera, abbiamo detto, perché Carmen ci ha detto appunto che la era una donna che voleva non primeggiare, ma sicuramente voleva una carriera economica stabile, quindi insomma il lavoro, ci teneva al lavoro e tutto il resto. Quindi che succede? Ecco, che succede? Lo chiediamo appunto a Vilma. Vilma, innanzitutto buonasera di nuovo. Che succede in casa? Ecco, che secondo te che succede in casa di Antonella Di Veroli? Allora, succede che Antonella rientra la sera alle 8, alle 20:30, rientra in casa, si chiude dentro e riceve chiamate fino alle 23 e poi sparisce e poi non sappiamo più niente di Antonella. Qui il suo la madre inizia a preoccuparsi, la sorella e anche il suo ex amante, viene Umberto, e decidono comunque, il giorno dopo non si presenta al lavoro e quindi decidono di andare a casa perché la vicina di casa ha le chiavi. Quindi Umberto e gli altri si recano a casa per capire se si trova lì e non trovano nulla. E Umberto insieme con lui c'è anche un ispettore di polizia, lo porta per fare dei controlli così. Sì, era un amico in realtà, quindi un amico. Un amico. E quindi niente, trovano il disordine che si trova in una casa normale, ma non trovano nulla. Continuano a cercarla, continuano a chiamarla, lei non risponde mai al telefono. Nel 94 non c'erano ancora i telefonini, o meglio c'erano telefonini a mattoncino. Lì me ricordo. Cercano, continuano i telefoni a mattoncino. Dopo 48 ore ritornano a casa, perché comunque vogliono capire se magari è entrato qualcuno, se ci sono le pellicce, se ci sono comunque, cioè negli armadi c'è tutto, quindi cominciano comunque a rovistare casa e si accorgono che un'anta dell'armadio è sigillata e quindi forzano questa anta e quando l'aprono trovano dei cuscini, delle coperte e il cadavere di Antonella con un sacchetto in testa.
E quindi qui inizia il giallo. Scoprono che cosa. Sì, al di là del cadavere, il sacchetto, la cosa ovviamente che quando scompare una persona, inizialmente non pensiamo mai all'omicidio, pensiamo sempre che la persona si sia allontanata. Quindi queste 48 ore, quindi queste 48 ore sono state molto utili all'assassino, no? Perché comunque si è perso del tempo. Quindi cosa troviamo? Troviamo il cadavere, abbiamo Antonella con un sacchetto in testa, con due, ad ucciderla non sono stati due colpi alla testa, ma è morta per asfissia con il sacchetto in allora, testa. Aspetta, probabilmente... aspetta Vilma, diciamo in modo da fare un riepilogo per sommi capi. Quindi entrano in casa, cercano Antonella, trovano un disordine normale. Nel senso che è una donna sola, che non è che fosse veramente il massimo dell'organizzazione, anche perché insomma riceveva persone. La cosa curiosa, ecco, a questo punto è l'ordine, e questo ci spinge sicuramente a fare un ragionamento. Il disordine e il fatto che lei fosse in pigiama ci fa capire due cose fondamentali. La persona che è entrata. Ecco, bravissima, la criminologa ha centrato il problema, che la persona che è entrata non era certamente uno sconosciuto. Un'estranea. Ecco. Non era sicuramente un'estranea. Per ricollegarmi a quello che ha detto Carmen prima su questo testimone del bar che dice che lei ha comprato una bottiglia di champagne, in realtà non è mai stato trovato uno scontrino a casa e nemmeno la matricola del bar. Quindi non sappiamo se questa testimonianza sia vera. Probabilmente lei, è chiaro che se io mi sono a casa sola, sono in pigiama, struccata, apro la porta a una persona che conosco, certamente non la apro a uno sconosciuto, non la faccio entrare in casa. Certo, questo... con tutta l'amicizia che abbiamo, io e te, io e certo. Carmen. Quindi è chiaro che è una persona che lei conosceva. Ecco, mai, e è quello che, scusami Davide, volevo dire appunto che l'assassino è entrato perché voleva eliminare Antonella Di Veroli. Ecco, questo è un principio che vorrei capire bene. Perché allora, la persona entra, ora fra un attimo ritorno anche da Carmen, analizziamo questo fenomeno. Dunque, entra qualcuno che è conosciuto, e questo mi pare già di per sé abbastanza pacifico, mettiamo il primo paletto, chi mi conosce sa che io ho i landmark, no? Io sono quello che pianta i paletti, non quelli di Frassino, no? Nel caso del vampiro Dracula, ma i paletti nel senso come landmark, cioè quelle misurazioni, quei paletti su quali bisogna cominciare a muoversi. Allora, persona che certamente non può essere una persona estranea, a meno che non abbia forzato la porta. Carmen, ha forzato la porta quello che è entrato? No, ecco. Non l'ha forzata. Ecco, no. Quindi non l'ha forzata. Quindi allora diciamo che la cerchia le persone sulle quali indirizzare l'indagine, poi vediamo l'arma, poi vediamo se ci sono dei moventi, ci arriveremo, come dire, per gradini. Quindi una persona che arriva in casa, non sappiamo se arriva già in casa con l'intenzione di ammazzarla o è stato, come dire, già premeditato, quindi qualcuno che è entrato in casa pensando io entro, trovo questa situazione e se è il caso liquido la situazione con due colpi di pistola, oppure questi due colpi di pistola sono arrivati dopo. Tu che pensi, Carmen? Ahimè, per questo caso, a furia di pensare, ho finito per non capirci più niente, cioè meno ancora del solito. Perché è vero, la porta non era forzata, però sappiamo che la vicina, la Ninive, del piano di sotto, che è un personaggio un po' alla Gilberto Govi, quelle signore, no? Che tutto sentono, aveva le chiavi. In teoria poteva entrare questa signora Ninive, no? E conosceva magari anche qualcuno della cerchia. A me rimane un po' misteriosa. È stata inquisita? Un po' misteriosa mi rimane questa Ninive. No, non mi risulta che sia stata inquisita, che sia stata disturbata più che tanto, eppure aveva le chiavi. Certo, non è stata Ninive a fare questo. Cioè, voglio dire, però le aveva. Allora, Carmen, perché a questo punto cerchiamo di ragionare, come dire, da poliziotti, perché questo facciamo in questo istante. Io lo faccio per mestiere e voi lo fate anche attraverso la vostra professionalità per mestiere. Allora, nessuno di noi ha trattato il caso di questa donna qui, di Antonella Di Veroli.
dal punto di vista professionale, intendo dire, ora non credo che anche voi l'abbiate, però lo stiamo trattando, come dire, da detective. Porta che diciamo è stata trovata non forzata, e quindi significa che qualcuno è entrato, o perché Antonella Di Veroli ha aperto la porta, o qualcuno aveva le chiavi. Allora analizziamo chi aveva le chiavi. La chiave l'aveva questa vicina, mi dicevi, Carmen? Ninive, una signora, penso, insomma, matura, anziana, anzi, da come la descrivono, abbastanza anziana, ecco. Sì. Ah, abbastanza anziana, quindi non c'erano motivazioni. Sì, una donna sola, la descrivono sola. Quindi non c'erano motivazioni, magari prestiti, situazioni ambigue, niente di tutto questo. Quindi l'hanno scartata, probabilmente forse un po' troppo frettolosamente, però l'hanno scartata. Allora andiamo invece a come è avvenuto l'omicidio. Naturalmente la nostra Vilma ha parlato dell'armadio, sigillata, chiusa. La sigillatura dell'armadio sta a indicare due cose semplicissime: quella di ritardare il tempo di ritrovamento e evitare magari che la decomposizione possa ammorbare l'ambiente di un odore sgradevole, e quindi altrettanto avvicinarsi a essere scoperto il cadavere. Quindi Carmen, omicidio, come avviene un omicidio? Tecnicamente. Ma allora, ci sono due colpi di pistola. Io non sono un'esperta ad armi, mi dicono appunto che fosse una piccola pistola, e qui apro una parentesi. Si è discusso sul fatto che la stessa Antonella Di Veroli potesse avere una detenzione, un'autorizzazione a detenere l'arma in casa per difesa personale, ma non si è mai chiarito se per caso fosse di lei quest'arma. Io non l'ho capito di chi fosse quest'arma, nel senso, poteva essere di lei o no? Ecco, questa è una domanda. Beh, se tu detieni un'arma e la denuncia in questura si sa se tu hai un'arma oppure no. Sì, sì, questo lo so, figurati, ci ho lavorato. Il problema è che io non ho trovato scritto nulla di tutto questo. Non l'ho trovato nei resoconti, perché se avessi trovato un cenno, invece ho trovato niente. Quindi è una piccola arma, siccome era piccola si è pensato a un'arma da donna, con due colpi non risolutivi. Quindi un tentativo o maldestro o malvagio, perché la fai solo soffrire, comunque la stordisce con questi due colpi. Pare che la morte sia avvenuta poi per soffocamento col sacchetto. Quindi la mia domanda è: ma questa persona ha fatto tutto da sola o c'era qualcuno con lei? Perché Antonella Di Veroli era noi a Genova diciamo un donnone, quando vogliamo dire una donna ben portante, ben piazzata, ecco, non uno scheletrino come me, no? Con due spallucce da uccello. Era una donna che avrebbe reagito a un assalto. Quindi sembra che sia stata assalita quando era rilassata. Ora spiegatemi, la porta blindata, aveva la porta blindata, tra l'altro, quindi entrare così di sguincio senza far rumore era un po' difficile. E poi, scusa, ancora una cosa, pare che avesse ingerito del Rohypnol, anche su questo vorrei conferme. Ecco, sì, si parla appunto di un farmaco, di un sonnifero, come lei spesso era abituata a fare. Questo è quello che ho letto anch'io. Quindi lei, diciamo che potrebbe aver preso il sonnifero ed essere andata a letto. Quindi se ha preso il sonnifero e è andata a letto, nessuno può avere aperto la porta se non qualcuno che ha le chiavi. E ritorniamo sempre lì, Carmen, o dico male? Quindi qualcuno che ha le chiavi. Le chiavi sono un problema per me lo sono, ecco, perché non ho chiavi di lettura su questo, nel senso che o ha aperto e va bene, potrebbe aver aperto, ma con un Rohypnol in corpo, io non l'ho mai preso, ma il Rohypnol, ragazzi, è roba forte. Era all'epoca, il Rohypnol era quasi il farmaco, come dire, talmente comune, sì, era una cosa che lo io ricordo, davano, lo sì, davano, era sì. Come dire, prendi due pasticche Rohypnol e vai a dormire, perché c'era questa usanza. Stiamo parlando degli anni appunto 90-94, quindi gli anni che usava un po' questo psicofarmaco molto blando, però insomma era un sonnifero tutti gli effetti, e veniva insomma, era blando, però insomma non era proprio un'acqua di rosa, esatto. Cioè, nel senso ti faceva dormire ben bene questo farmaco. Allora, ecco. Questo mi farebbe pensare, hai detto bene, questo mi farebbe pensare che cosa? Che arriva qualcuno mentre la povera Antonella era già addormentata con questo farmaco che già funzionava. Cuscino in faccia e due colpi di pistola. Dico bene, Vilma? Allora, guarda, il medico legale dichiara che la morte è avvenuta alle 23 e dall'esame tossicologico risulta che lei ha preso questo sonnifero. Allora, le ipotesi sono diverse, nel senso, probabilmente la persona è entrata
ha preso, perché aveva un appuntamento con Antonella, magari gli ha dato il sonnifero, hanno bevuto qualcosa insieme e gli ha dato il sonnifero a tradimento, come si suol dire. Quindi lei in quel momento stordita è finita a letto, perché crollata, e quindi lì si è consumato il... E lui praticamente è lì, ha preso e comunque la dinamica è questa: non c'è violenza sessuale, lei non si è difesa, quindi è chiaro che comunque era comunque sotto effetto del sonnifero, questo è abbastanza evidente. Lui ha preso il cuscino perché il cuscino gli serviva per silenziare il rumore, come silenziatore per la pistola, perché altrimenti i vicini avrebbero sentito. Questi due colpi, quindi, probabilmente, dato che trovano anche un'ogiva all'interno proprio dell'armadio, è chiaro che probabilmente il terzo colpo si è inceppata la pistola? Si è inceppato il colpo? Può capitare, no? Non hanno trovato bossoli, vero? Uno sì, hanno trovato un'ogiva. Un'ogiva, no? Aspetta, un'ogiva, sì. Non un bossolo. Hanno trovato un'ogiva. Un'ogiva, scusate, un'ogiva. Che è il colpo finale, sì. I bossoli, i casi sono due, naturalmente. Facciamo un'altra analisi, come dire, logica su questo tipo di delitto. Quindi, non trovare le ogive, non trovare i bossoli significa due cose: o la pistola era a tamburo, o i bossoli sono stati raccattati successivamente. Sappiamo qualcosa? Certo, queste sono le ipotesi, ma l'ipotesi è anche del fatto che probabilmente questa persona l'ha sigillata dentro l'armadio perché magari voleva tornare con un'altra persona per far sparire Antonella. Questo non lo sappiamo, nel senso che comunque il fatto che questi due colpi non siano andati a segno, non l'hanno uccisa, e che lui è dovuto ricorrere comunque a un sacchetto e lei poi è morta per soffocamento. Quindi è evidente che questo assassino voleva eliminare comunque Antonella. Io non vado in casa di una persona con una pistola, perché si parla di un'arma piccola, di un calibro 6.35, perché sono quelle pistole che tu puoi portare in tasca tranquillamente, che nemmeno si notano, no? Io non credo che questa persona sia andata a casa di Antonella così a prendere un caffettino, questa bottiglia di champagne o altro. È abbastanza evidente. Poi la dinamica, purtroppo, per quanto gli inquirenti hanno cercato di ricostruire, è chiaro che io non credo che questa persona è andata lì perché voleva ucciderla. Poi la dinamica, se si sia inceppata l'arma o è successo qualche cosa, questo io non lo posso dire. Quello che è evidente è che lei comunque non si è difesa, non ci sono segni di violenza. Ecco, io ho trovato leggendo quella due distinte versioni del discorso delle armi, no? Del calibro. Anche lì, in questo caso, purtroppo bisognerebbe veramente avere gli atti, e gli atti sono fondamentali, perché si parla di una 6.35, sono d'accordo con te, 6.35 è un'arma molto piccola, addirittura ci sono delle 6.35 che hanno una funzione, sono addirittura, la nascondi all'interno sul palmo di una mano. Erano cosiddette le pistole che venivano chiamate per i giocatori da roulette, in pratica andavano a giocare a roulette, poi perdevano tutto e si suicidavano, questa roba qui. La 7.65, io ho letto anche che si trattava di una 7.65, calibro leggermente più grande, ed è un'arma che io posseggo da tantissimi anni, ne ho avute tante per ragioni di lavoro, di armi, e ho ancora oggi una 7.65 che non è la Walther PPK di James Bond, perché anche quella è una 7.65, è un'arma micidiale ed è considerata l'arma del killer. Carmen, tu hai lavorato in questura in tanti anni, 7.65 o 6.35? A me 6.35 sembra strano, però ripeto, io non sono un'esperta d'armi, ero una burocrate, quindi trattavamo la pratica e quindi insomma mi occupavo della parte amministrativa, però che fosse una 6.35 a me sembra strano, mi dico solo questo, cioè per uno che è determinato ad uccidere. Cioè, non dico io al posto suo, però ecco, una pistola diversa userei, ecco. Non lo so, po' più conoscendo le donne, l'arma per eccellenza per le donne è
è il veleno, ma in questi casi il pugnale poteva essere, per una pistola la vedo male, nelle mani un oggetto metallico come una pistola, per carità non vuol dire niente, questo sto dicendo è soltanto come dire parliamo di percentuali di casistica, è come parlare della differenza della materia della casistica di per sé, insomma, no? Però la vedo male, è vero, 7,65, 6,35, la 7,35 arma piccola ma da vicino è micidiale, attenzione, non è un'arma... Però non l'ha uccisa, due colpi non sono riusciti a ucciderla, scusa Davide. Due colpi non sono riusciti a uccidere, questo mi farebbe pensare cosa, perché se hai usato il cuscino per attutire il colpo, ed è probabile, cioè tu hai... un'ipotesi che possa avanzare io così a lume di naso, prendetela esattamente per come la do, è quella che arrivi in casa magari con le chiavi, trovi la tonnella di veroli nel letto che dorme, pensi la devi far fuori perché tu sei entrata in casa per ammazzarla, pensi di usarlo il cuscino e metti il cuscino in faccia, ma questo è un timore col cuscino. Poi naturalmente chissà perché viaggi anche con una pistola in tasca, questa è un'altra cosa che va vista. 6,35, che è un calibro molto piccolo, e questo dimostrerebbe il fatto che non l'ha uccisa, perché se ha usato il cuscino per attutire il colpo ha attutito totalmente anche l'effetto dirompente della pallottola. Ma perché entri in casa di Antonella Di Veroli e la vuoi ammazzare? Deve avere un motivo grave per fare questo. È il motivo dei soldi che ha prestato? O è il motivo che io vedo qui un messaggio, però non si è firmato. Ciao Davide, se ricordo bene. Sì, Claudio. Claudio, ecco, buonasera Claudio. Allora, un messaggio di Claudio dice: ciao Davide, se ricordo bene, Veroli aveva cacciato di casa un'inquilina beccata a tentare di rubare, o così pensava la Di Veroli. Poteva avere una copia di chiavi, certo, avrebbe potuto avere. Ecco, vabbè. Un sacco di gente. Allora, se è per quello, guarda, io ho trovato che nonostante la grande razionalità, la grande grinta di questa donna, era solita frequentare dei cartomanti. E mi ha colpito molto quello che doveva essere il suo preferito, detto in siciliano, no? Che mi rimanda a certi maghi di Firenze, vabbè, non voglio dire oltre, però aveva anche un cartomante preferito, detto il siciliano. Poi avevano fatto dei lavori dentro casa in pochi giorni o poche settimane prima, insomma, stavano ritoccando, mi sembra, il parquet, e per quello rimase lo stucco dentro casa, quindi si è pensato anche a degli operai. Poi appunto andiamo ai suoi amanti, cioè ex amanti. Nardinocchi, la sera prima, secondo sue dichiarazioni, aveva dormito da lei, perché anche se era un ex, secondo le sue dichiarazioni, appunto, erano rimasti in buoni rapporti e lui era paterno nei suoi confronti, come succede a molte donne single, no? Hanno un amico del cuore che le aiuta, ti viene ad aggiustare il rubinetto perché noi non siamo il massimo della vita, insomma, era sempre lì, però intanto mette le mani avanti nel caso qualcuno ha osservato, si fosse trovato del suo DNA, dice: ma io la sera prima ero stato da lei, mi ero sentito poco bene, mi ero appoggiato sul cuscino. Poi c'è questo fotografo che è stato la vittima, la seconda vittima, perché fu processato e fu assolto. Vittorio Biffani era specializzato, mi dicono, in fotografia sportiva, motociclistica, però non lavorava molto, e lei era debitore di 42 milioni. Che lei di lire, ricordiamoli, perché sennò sembra che lei dice non sono molti, insomma 90.000 euro sarebbero, scusate, non sono neanche pochi, non gliel'aveva restituiti, ecco. E pare che la moglie di questo Biffani minacciasse Antonella per telefono, ma Vittorio Biffani è stato assolto perché la prova Stubb riguardava la mano sinistra e lui non era mancino. E poi è stato detto, con questo finisco perché mi riguarda, dice: aveva la polvere da sparo, può fermarsi se tu frequenti per qualche ora un ambiente dove ci sono molte pistole, e lui era stato trattenuto molte ore in commissariato. Beh, allora signori, io avrei dovuto averne in continuazione. Povera me, se io avessi mai conosciuto una persona assassinata, avrei avuto una prova Stubb super positiva perché avevo 20 pistole intorno. Ecco. Io ci viaggio, quindi, ma voglio dire, sì, questo è un delitto che è pieno di errori gravi, gravissimi, macroscopici, errori che
la mancanza di rilevamento di impronte digitali. Vabbè, oggi stiamo nell'epoca moderna, quindi parliamo di DNA. Va bene, DNA. Io mi ricordo un delitto per il quale ho fatto un'indagine, era quello della Circe, la Versilia, famosissimo delitto di un uomo ucciso a Forte dei Marmi nel 94, appunto. E anche lì non furono rilevate impronte, non venne fatto quasi niente, va bene, poi ricorderete, furono accusati l'amante, il carabiniere Cappelletti e la Redoli, infatti l'assassina fu definita la moglie per questioni ereditarie o per il genere. Però la dinamica era tutta... Ma analizzando la scena, non mi piace dirlo, lo dico, va bene? Lo dico, Carmen, analizzando la scena. Dillo, liberati. Mi libero, sì. Farò un'operazione catartica, va bene? Analizzando la scena del crimine, frase che odio. Analizzando la scena del crimine si compiono degli errori, ci sono degli errori grossolani, ma nel caso appunto dell'Antonella di Veroli non furono fatte bene le indagini, diciamolo, insomma furono un po' così, perché non niente impronte, niente di questo, niente di quell'altro, e poi Stubb, lo dico per le persone che non sono esperte, quindi lo dico a me stesso. Lo Stubb è il classico guanto di parafina, una volta c'era, più comune si chiamava guanto di parafina, perché? Perché si faceva un guanto proprio con la parafina, poi si usavano reagenti e i reagenti reagivano a secondo se avevi sparato o meno, perché dipende dal tipo di sostanza che ti rimane appiccicato sulla pelle, non sto a entrare ai vari ossidi, ma se reagiva positivamente si colorava di blu o di viola. Lo Stubb è identico, cambiano i reagenti, ma adesso si chiama nel sistema americano, è un acronimo che non vi sto a dire, ed è quello che appunto serviva a capire se tu avessi sparato, però avessi sparato oppure no. Però c'è da dire una cosa, qui abbiamo un fotografo utilizza polvere di argento, sviluppi che hanno base con sostanze che reagiscono allo Stubb. Ecco perché dico è probabile che lui non avesse neanche sparato, no? È vero, Vilma? Esatto, diciamo che uno dei primi atti appunto degli inquirenti è quello di sottoporre entrambi, diciamo, sia Umberto Nardinocchi e Vittorio Biffani al test dello Stubb per vedere comunque la presenza di polvere da sparo. E cosa succede? E succede che entrambi hanno, che il test è positivo, entrambi hanno polvere da sparo. Così dicono. Tracce di polvere da sparo. Così dicono, quindi qui ovviamente tutti si cominciano a chiedere, ok, chi è l'omicida? Qual è la parte? E io vorrei tornare un passo indietro sul fatto dell'arma. Questo è il fatto dell'arma, il calibro, eccetera, perché un'arma così piccola, abbiamo detto, è facile comunque da occultare. Il fatto che comunque l'assassino ha sparato a una persona che era incapace di difendersi, per quanto comunque questo è una dinamica importante, il fatto del cuscino che serve come silenziatore, l'arma probabilmente non sappiamo se si inceppa, eccetera. Però comunque queste sono quelle armi che tu praticamente chissà che fine ha fatto, ok, però comunque sono facili da però, occultare. Scusa la cosa, Vilma, tu hai parlato che hanno trovato anche sul cuscino tracce di polvere, ma anche qualcosa di scuro che potrebbe essere non solo la polvere da sparo, ma potrebbe essere anche l'unto della pistola stessa, no, l'olio che viene utilizzato per... Io sto parlando sulla presenza di polvere da sparo, questi sono i due. Mi farebbe pensare a una pistola automatica. Lo dico perché è chiaro che automatica, perché il carrello scorrendo avanti e indietro potrebbe avere, il cuscino potrebbe avere interferito e far inceppare l'arma. Scusami. Io parlo appunto che entrambi gli uomini riportano comunque tracce da polvere da sparo. Cosa poi succede? Questo che è un caso estremamente assurdo a mio avviso, che non solo, vabbè, ok, la pistola non ce l'abbiamo, ma è sparito il sacchetto che aveva in testa Antonella Di Veroli. Sparito. Complimenti. Stiamo parlando di una prova estremamente importante. Quindi ovviamente sappiamo che Vittorio... comunque è stato, cioè era il suo ex fidanzato, però lui andava spesso al poligono di tiro, quindi comunque dice io vado spesso al poligono di tiro, quindi ci sta che una persona che spara, che va al poligono di tiro può avere delle tracce,
no? Gli possono restare delle tracce. Qual è il problema del invece il fotografo Vittorio Biffani? Che Vittorio praticamente era il suo amante. A un certo punto la moglie scopre anche questa relazione e succede un gran casino, però Antonella gli ha prestato 42 milioni e Antonella riceveva indietro questi soldi. Quindi è chiaro che per il PM è abbastanza chiara la dinamica, ok, un omicidio perché lei rivoleva i soldi, lui non ce l'aveva e quindi l'ha fatta fuori. In realtà cosa esce fuori nel dibattimento? Che praticamente non è vero che Vittorio Biffani aveva polvere da sparo tracce di polvere da sparo nella mano. Perché? Tracce. Aspetta, io scusami, voglio fare la presenza di polvere. La presenza di un reagente positivo. Ecco, usiamo questo. Sì. Un reagente positivo, perdona, per chi ci ascolta, hai perfettamente ragione. Cosa avviene? Che praticamente c'è stato uno scambio di CD, cioè praticamente non era il test del Biffani. Altro. Praticamente. Cioè, io vorrei. Poi non solo, pare che sia sparito anche il pianale dell'armadio dove è stato trovato il cadavere di Antonella. Cioè, a me mi sembra abbastanza. Cioè, cerchiamo di ragionare. Sono sparite le prove importanti, sono stati scambiati dei CD, delle prove importanti, cioè dei test. No, guarda, scusate, abbiamo sbagliato. Non è che il signor Biffani, una persona che mediaticamente è stata distrutta, perché voi immaginate. Una persona in quegli anni che ti considera un assassino, quindi vieni tutti i giorni sui giornali, quindi la tua carriera è finita. Certo. Vabbè, senti, ora abbiamo, come dire, fatto un quadro abbastanza delineato dell'accaduto di questa notte del 10 aprile del 94 in casa in via Domenico Oliva. Abbiamo in linea grandissimo ospite, abbiamo uno scrittore che ha molto scritto, molto parlato e molto informato su questo caso, che ha chiesto di partecipare al programma e noi lo facciamo molto molto volentieri, quindi con annuncio alla... che è il Mauro Valentini, scrittore, che ha trattato e ha scritto il libro I 40 passi. Mauro, buonasera, ci sei? Ci diamo il buonasera, tuo naturalmente. Eccomi qua, ci sono. Ci diamo il tuo, vero? Io ci sono, mi senti? Noi, sì, io ti sento. Mi senti bene? Ci senti io tu? Io sento bene. Ho preso un po' di appunti in questa conversazione che avete fatto, molto interessante, sul caso di Antonella. Io ho studiato per più di un anno le carte, e mi sono molto appassionato a questa storia, e quando la casa editrice, Armando Editore, mi ha chiesto di scrivere, insomma di esordire con loro, io ho pensato di partire con questa storia che mi aveva molto colpito per una questione più umana che non tecnico-giudiziaria, anche se poi ho scoperto mille cose. Dunque, innanzitutto volevo dire che io questa storia l'ho sentita molto mia, perché mi sono sentito molto vicino a quello che è il destino di questa donna da viva, una donna che in qualche modo era in un momento molto difficile della sua esistenza, dopo che Biffani in qualche modo l'aveva un po' relegata a un ruolo di assenza. Invece lei aveva molto puntato su quel rapporto con quest'uomo, lei sperava, insomma, che lui lasciasse la famiglia. La questione dei 42 milioni è importante per creare un movente, ma non era un movente. La stessa Antonella più e più volte dice veramente di fregarsene di quei soldi. Mi sentite? Sì, perché sì. No. Okay. Ti stavo ascoltando col massimo, dell'impegno e dell'interesse. Tant'è che addirittura le liti al telefono con la famiglia di Vittorio avvengono a settembre dell'anno prima, quindi stiamo parlando di molti 7 mesi prima dell'omicidio, e avvengono per un orologio, pensate un po', un orologio che Biffani in una delle sue ultime visite a casa di Antonella aveva dimenticato sul comodino e che Antonella non voleva più restituirgli. Era un orologio non troppo importante, ma che aveva un valore affettivo per la famiglia, e la lite era su questo. Tant'è che negli stralci, nei dispacci e anche negli appunti che lascia Antonella si discute sistematicamente di questo orologio, lei scriveva in un diario, ma non si discute mai dei soldi. Quindi i soldi, secondo me, sono una
un valore non determinante in questa vicenda. Poi volevo dire appunto che la donna era innanzitutto non era così poco piacente. Guarda, mi permetto di dire che un piccolo scivolone in una meravigliosa carriera come quella del collega esimio Lucarelli, che in un suo Blu Notte si è fatto un po' sfuggire questa cosa di dire non era così bella. È vero che era una donna normale, certamente, ma non era una. E poi credo che non sia importante, poi insomma, come hai detto tu, a parte la soggettività, ma insomma non va valutata una donna per quello che è assolutamente. Ma lei, certo, lei aveva un male dentro, che era il male d'amore. Beh, sì. Questo incontro con le cartomanti che le rubano dei soldi in maniera vergognosa, ecco, dimostra proprio quel momento di fragilità emotiva di questa donna, che però, nonostante si sia chiusa, nonostante non frequentasse pochissima gente, nonostante avesse una vita tutta casa e lavoro e basta, con pochissime confidenze, riesce a far entrare qualcuno alle 10:30 di sera in casa di domenica, lei in pigiama senza reggiseno. Quindi è qualcuno che lei si fida ciecamente. Esatto. Abbiamo detto, o lei ha aperto la porta o qualcuno ha aperto la porta mentre lei era già rimpizzata di questo sonnifero ed era già a letto e dormiva. La sensazione che si ha è che lei abbia, perché ci sono luci accese, perché ci sono dei segnali che ora non sto qui a elencare, che fanno pensare a lei a un incontro. Ci sono due bicchieri sul tavolo, insomma c'è un sacco di cose che fanno pensare a un incontro molto intimo, che può essere quindi un familiare, bicchieri sul tavolo, qualcuno che... di familiare, oppure un amante. Mauro, bicchieri sul tavolo, che diciamo nessuno ha preso le impronte su questi bicchieri. Allora, questi bicchieri sono a disposizione ancora dei RIS di Roma e non sono state fatte delle impronte, ma addirittura qui io ho sentito qualche errore, è stato già elencato. Io, se volete, lo dico, questo era un caso che si poteva risolvere in 48 ore. Se non si è risolto è perché ci siamo persi attorno innanzitutto a fare un'analisi della vittima senza pensare invece al fatto che la vittima era appunto vittima. Per cui si è pensato subito a cercare gli amanti, si è andato a casa del povero ultimo malcapitato che aveva avuto sempre una relazione con lei, come sempre, che erano 8 mesi, 7 mesi che non la vedeva, si è andati a perdere tutta una serie di tracce. Per esempio, il sacchetto, è stato detto, il sacchetto si perde, sapete come? Si perde perché arriva il medico legale, glielo tolgono, poi portano via il cadavere e quel sacchetto probabilmente rimane a disposizione, diciamo, del nulla e viene perso. Quando si fa l'autopsia, c'è una, nel mio libro ho trovato una testimone di una dei medici che aveva fatto l'autopsia, che a un certo punto fa una battuta secondo me straordinaria e che però lei mi dice girava negli ambienti della medicina legale di Roma, perché insomma non riescono a capire come è morta la signora, perché i fori non sono penetrati, il cervello è a posto, non è asfissiata, insomma loro non capiscono perché è morta. Quindi vecchia storia. Non hanno il sacchetto. E allora cosa succede? Che c'è una battuta di un medico che dice: professore, scendiamo giù, compriamo la prima edizione del Messaggero e leggiamo come è morta e lo scriviamo nel referto. E in effetti il Messaggero l'aveva già scritto, perché il cronista era andato sul posto e aveva visto quel sacchetto si perde. Si perde non solo il sacchetto, ma si perdono le impronte digitali del sacchetto, non si prendono le impronte digitali della vittima. Questo è un errore gravissimo e chi è ospite tuo sicuramente lo sa. Certo. È un errore gravissimo perché non si può fare più il sottrazione delle impronte di Antonella, perché le impronte solo in casa, di chi sono, ecco, non lo sappiamo. Ecco, per sottrazione è una cosa importante, perché questa è importantissima, perché nelle indagini si fanno, come dire, le prove per sottrazione. Allora, si è arrivato un messaggio che ti riguarda, sì. Mauro, ed è dunque piacere ascoltare Mauro Valentini. Tra parentesi, tra virgolette, 40 passi, quindi il tuo libro, diciamo, il libro si intitola 40 passi, sì, e sì. È un libro davvero ben scritto che rende onore alla povera Antonella. Claudia da Roma. Io i 40 prima di... passi sono, lo posso spiegare, io la prima analisi, il primo giorno della prima proprio
calpestio di quelle che sono poi state le mie indagini intorno a quella via, via Domenico Oliva numero 8 e all'interno dove della casa. Questo, ho avuto la fortuna di essere stato accolto dai nuovi proprietari per poter poi studiare un po' tutta la storia. Io ho fatto il percorso dalla macchina, da dove era la macchina di Antonella fino al portone di casa, ed erano esattamente 40 passi, e mi ha molto toccato il pensiero di questa donna che inconsapevolmente si fa gli ultimi passi, diciamo, all'aria aperta in vita, e va incontro alla morte a casa sua, che è un paradosso proprio assoluto. Ci sono vecchie battute, dicono il posto dove si muore più spesso è a letto, in casa. È una battutaccia, ma questa mi veniva. Io volevo ripassare un attimino la parola a Carmen, che penso abbia da dire, se ha delle domande da fare naturalmente allo scrittore Mauro Valentini, e la stessa cosa naturalmente a Carmen, a Villa. Carmen, hai sentito, tu hai ascoltato, cosa ne pensi di questa ricostruzione ancora parziale, perché è chiaro che non abbiamo proprio quel tempo per entrare nelle viscere di un fenomeno, di un omicidio. Che ne pensi, Carmen? Ma io domande ne avrei a iosa. Io faccio solo delle piccole valutazioni mie, sono sempre le mie piccole noiose valutazioni. Per esempio, si è detto la luce accesa significa che io conosco un sacco di persone che quando escono la lasciano accesa contro i ladri. Era un uso soprattutto delle persone di una volta, e oggi Antonella avrebbe più di 70 anni, c'è gente che lo fa. Vero. Oppure l'assassino la lascia accesa per far credere che la persona sia in casa, insomma, in qualche modo. Cioè, può avere molte letture. Poi c'è il famoso letto. Il letto rifatto. Perché rifatto il letto? Così si dice. Cioè, quello che mi riferiscono i media è sempre il mio problema principale. Cioè, cosa significa letto rifatto? Questa è anche un'altra caratteristica un po' femminile. Perché mi dicono, non sono io che parlo, ma sono proprio i vari resoconti che ho letto, che difficilmente un assassino uomo si mette a rifare il letto, neanche tira su la coperta. Piccole annotazioni, se vogliamo, ma siccome c'è chi ci ha costruito sopra l'analisi proprio. Prego. No, io rispondo in punta di analisi della scena del delitto. Quello che tu dici chiaramente è un'alterazione della scena. Perché? Perché l'assassino, che sicuramente conosce le abitudini della donna e conosce le abitudini della famiglia e sa benissimo chi è Antonella, cosa fa? Toglie tutto quello che c'era sul letto, che è teatro dell'assassino, poi rimette la sovraccoperta e rimette dei cuscini nuovi che trova nell'armadio, dove poi purtroppo chiuderà Antonella, ancora inconsapevolmente viva ma stordita, e quindi non morta. La chiude da viva praticamente lì dentro e rifà il letto. Perché? Perché riesce nel suo intento, perché riesce a ritardare la scoperta del cadavere almeno di 36 ore, perché la famiglia che si presenta a casa con le chiavi della signora Ninive, su cui voglio obiettare, la signora Ninive era sposata, aveva dei figli, era una signora un po' anziana che aiutava Antonella nelle faccende più importanti, per esempio nell'andare nella tintoria o nel seguire la signora delle pulizie, perché Antonella non si fidava molto e quindi la chiave non ce l'avevano la signora delle pulizie, ce l'aveva Ninive, quindi insomma era una sorta di seconda mamma, ecco, se vogliamo. Ma comunque quella cosa lì, del fatto di mettere riapposto il letto, riesce nell'intento l'assassino, è per questo che mi tocca purtroppo dire che è sicuramente uno dei 10-15 delle 10-15 persone che frequentava Antonella in quel periodo lì, perché entrano in casa la sorella, il cognato e questo Umberto Nardinocchi onnipresente, e su questo direi che ho già detto molto. No, io ho capito una cosa, Mauro, che tu hai un'idea abbastanza chiara su chi potrebbe essere stato, e non te lo voglio chiedere perché immagino che anche il libro verta a questa conclusione, o sbaglio? Guarda, io penso che il profilo dell'assassino sia una persona a lei conosciuta, perché Antonella, io ho testimonianze di persone, dei vicini di casa, che addirittura quando venivano dei corrieri a portarle delle cose, lei gli ordinava di non salire i dieci gradini che le portavano al primo piano dove lei abitava, ma di rimanere giù, perché lei non voleva neanche far vedere la sua porta di casa aperta,
per cui una donna come questa, se fa entrare qualcuno ed è in pigiama senza reggiseno, su questo credo che non serva uno psicologo o un esperto, e no, neanche un uomo, no, una donna, parliamo, anche un appunto, uomo capisce il vabbè, livello appunto, di confidenza che c'è appunto, in un'accoglienza di questo tipo, quindi il cerchio era molto ristretto. Il dispiacere, la rabbia che mi fa questa storia è che poi Antonella è rimasta vittima due volte, la prima perché qualcuno le ha sparato e poi l'ha chiusa, l'ha soffocata nel suo armadio, e la seconda perché poi sui media è vero che Biffani è stata la seconda vittima, ma lei è stata continuata ad essere oltraggiata, addirittura con delle allusioni tipo qualcuno che è andato a dire che lei fosse riciclasse denaro sporco per conto della banda della Magliana, oppure che avessero chissà che cosa. Io so per certo che tutti i suoi lavori erano, come dire, cristallini e sono stati analizzati punto per punto, perché quella era la prima pista. La pista, beh, sì, insomma, io questa analisi un po' punto per punto avrei molto da dire, però non il caso. No, almeno sulle, ecco, sulle. Allora, su quanto riguarda il lavoro di Antonella, c'è stato un grosso lavoro di analisi, proprio perché loro, gli inquirenti, speravano in una questione che riguardasse il suo lavoro. Ora, lei non era una commercialista, ecco, lei era una consulente del lavoro. Una consulente del lavoro, appunto, non era una commercialista che poteva conoscere segreti di documenti, soldi, esatto, o del genere. Quindi, allora, Mauro, attualmente noi cercheremo di rientrare, rifare una puntata appositamente sul caso di Antonella Di Veroli, e quindi tu sarai, se ne avrai voglia, ospite gratidissimo. Io invece devo tornare a Vilma, che è la nostra criminologa, e lei stava facendo un'analisi del delitto dal punto di vista criminologico, logico, che è importante. Anche a te, Vilma, sai? Certo. Prego. Volevo, Vilma, chiedere anche appunto una domanda. Allora, noi sappiamo che a un certo punto c'è un pentito che racconta ai carabinieri questa storia appunto del giro di usura. Sappiamo che Biffani è stato assolto, quindi a questo punto perché il caso non si riapre? La domanda per chi è? Mauro. Se vuoi posso rispondere, il caso non si riapre perché bisogna avere un elemento. Nel 2011 però non c'era stata una riapertura del caso, c'è con stato degli tentativo indizi di riapertura. Tentativo. La verità è che secondo come la vedo io, i dati ci dovrebbero essere, il DNA potrebbe uscire fuori da alcuni reperti, certo è che il reperto principale, cioè l'anta, dove l'assassino ha strusciato con il dito per accompagnare, c'è anche l'impronta, quella famosa impronta. Ecco, aspetta, io devo fare una chiarezza per ragioni ovvie. Sì. E allora è stato detto perché non si riapre il caso, no, non si riapre, si riapre. Allora in realtà questo caso è un caso, visto che è un caso irrisolto, il caso è ancora aperto. Attenzione, qui non è che c'è stato un passato in giudicato, qualcuno che è stato condannato e assolto, no, c'è stato un processo con della assoluzione, quindi non ritenuti colpevoli, non hanno avuto condanna, perché qualora fosse arrivata la condanna, allora la riapertura necessitava di prove ed elementi nuove e oggettive per la riapertura. Questo è per chiarezza. Ecco. Io so che la famiglia, con molta discrezione, devo dire, ho conosciuto la famiglia Di Veroli come una famiglia obiettivamente molto discreta, che non si è mai voluta esporre più di tanto alla battaglia mediatica che ci fu all'epoca, con interventi di grandi trasmissioni su questa storia, però io so che loro hanno sempre cercato di trovare una soluzione con gli inquirenti, e so che lo stesso PM dell'epoca comunque in qualche modo gli è rimasta un po' nel cuore questa storia non risolta, però è vero che probabilmente i reperti dei RIS non sono sufficienti a delineare qualcosa di probante. Ripeto, non ci sarà un DNA confrontabile con niente, se non si, esatto, cosa lo confronta con il DNA. Io penso che il grande rammarico di questa vicenda è proprio quello di essersi persi, di aver perso non solo delle questioni proprio oggettive, come abbiamo detto il sacchetto, ma la cosa grave è stata quella di non aver analizzato con serenità le frequentazioni di Antonella Di Veroli, perché concentrarsi lì su Biffani, messo alla gogna dopo
48 ore. Io ho trovato un messaggero con una foto a 9 colonne, nove colonne di Rino Barillari. Tra l'altro è stato sfortunato Biffani a trovare Barillari in questura, diciamo, quel giorno. Barillari, diciamo, era il, il paparazzo delle il dire. Paparazzo per eccellenza, ecco, sì, che quel giorno ha deciso di andare in questura a fotografare Biffani. Allora, quella foto lì lo ritrae e praticamente concentra immediatamente questa indagine in un pozzo che poi troverà una strada chiusa. Quello che mi dispiace, e lo ripeto, lo ribadisco, perché ho avuto diverse prove, poi semmai se ne potrà parlare successivamente, è che è stato fatto un linciaggio nei confronti di Antonella Di Veroli che non meritava. Io lo dico veramente col cuore in mano. Ho letto di tutto, ho letto di questioni, di amanti, di volontà quasi terribile di lei che cercava solo uomini sposati. In realtà questa donna era solo in cerca di un amore. L'aveva trovato in un uomo sposato che le aveva promesso di lasciare la moglie per andare con lei. Potrebbe essere il movente del dritto, ma vabbè, lasciamolo così. Mauro, naturalmente nel ringraziarti e nel rinvitarti stavolta magari una puntata proprio la facciamo per intero con te e parleremo nuovamente di questo caso. Quindi io ringrazio te, ma passo la parola adesso se tu vuoi salutare, se hanno da prima di chiudere. Siamo noi ringraziamo, se Carmen ha ancora delle domande per te, se no io passerei direttamente a Carmen, anche perché stiamo veramente avviando alla chiusura. Prego Carmen. Ma io penso che il passare degli anni abbia cambiato il costume e la percezione e Antonella Di Veroli oggi non potrebbe essere oggetto di simili critiche, perché poi ne sono state dette anche altre su cui non mi sono soffermata, perché appunto mi interessano fino a un certo punto. Sì, scusa, perché stavo leggendo appunto un commento. Ecco, quindi ci sono tante cose non dette su questo caso che riguardano sia lei sia le persone che frequentava, eccetera. Resta il fatto, io cerco di ricondurre sempre tutto a una logica generale, perché è difficile ormai capirne di più. Possono esserci dei misteri nelle vite delle persone, anche cose che non vanno raccontate a volte, che uno ha il sacrosanto diritto di tenere per sé. Quello che a me manca qui sono alcune testimonianze. Io insisto su Ninive, che i media hanno sempre descritto come una donna che passava il tempo un po' ad ascoltare. I figli non si sa dove fossero, il marito non lo so, ma è sicuro che aveva la chiave, che sapeva delle cose. Quindi mi chiedo appunto se si ascoltino, se si sappiano anche ascoltare questi testimoni, se si presti la dovuta attenzione, se ci siano dei riscontri, fatta salva sempre la buona fede degli inquirenti, è ovvio. Qui abbiamo parlato anche con Mauro di indagini non fatte benissimo, anche Vilma lo ha evidenziato, stra-evidenziato, cioè sono state indagini fatte un po' frettolose, un po' così, ed è quello che io ripeto sempre, non mi stancherò mai di dire, oggi c'è un protocollo, per fortuna è nato un protocollo che qualcuno comincia a seguire, ma prima di quel protocollo, nella virgolette scena del crimine, sentite come lo dico, nel luogo del delitto, perché così si chiama scena del crimine, non siamo a teatro signori, è il luogo dove si è verificato un omicidio e un delitto, questo è scena del crimine, ormai siamo tutti ormai giornalistici, e usiamo termini giornalistici, è piacevole, insomma, giustiziato quando invece quello è stato assassinato, cioè, l'hanno giustiziato per strada, giustiziato il termine stesso significherebbe impropriamente dispensare giustizia, anche se non sono d'accordo nel modo più assoluto alla pena di morte, ma giustiziato per strada è una cosa sbagliata, è stato assassinato per strada. E sono i giornalisti che purtroppo sapete che ho il dente avvelenato con loro, per tanti casi. Cioè, sono giornalisti bravissimi, ma ce n'è tanti sia alla radio, in televisione, alla carta stampata, che sarebbe opportuno magari cambiassero un po' un attimino modo di fare, ecco, questo è opportuno. Vilma, davvero ci avviamo davvero la chiusura, io ti lascio a te e naturalmente a Carmen, non so se c'è ancora Mauro ancora in ascolto, non lo so.
No, Mauro mi dicono che, ecco, Mauro naturalmente ci sta ascoltando, quindi io rinvito, ripropongo l'invito a Mauro eventualmente per ritrattare questo caso o altri casi che lui ha trattato. Bene, Vilma, a te l'onore e l'onere di andare alla chiusura. No, vabbè, io ovviamente con quello che proprio non riesco a capire, io, per quanto riguarda le prove, vabbè, ok, ci siamo persi il sacchetto, ma l'anta dove è finita? Cioè, come si fa a perdere un'anta? Ok, e lì c'era un'impronta importante, poi e le, queste tazzine di caffè, altro. Il problema, cioè, per quanto uno può sbagliare, però ci sono un po' troppi errori. No, non trovate che ci sono un po' troppi errori? C'è anche questo discorso di questi dischetti che vengono scambiati sulla prova dello stub. E poi quindi, ok, Antonella aveva un diario che poi parla di una terza persona. Al di là della vita personale, perché è chiaro che ognuno di noi ha tante amicizie, tante relazioni, quindi è chiaro che, non so all'epoca che tipo di indagini hanno fatto, però io sono un po' sconvolta dal fatto di non capire, ci sono un po' troppi errori che mi fanno pensare, cioè non riesco a capire, cioè, il perché di tutto, cioè sì, come si fa? Un macello. Ho capito un macello, ma qui è morta una persona, mi sembra allucinante che comunque, penso che anche i familiari vogliono avere una risposta, nel senso, non ti puoi perdere le prove, non ti puoi perdere il sacchetto, non ti puoi perdere l'anta, anche adesso se ci sono dei reperti che se non abbiamo poi si possono fare tante analisi, ma se poi non c'è un DNA con cui confrontarlo, queste prove non servono a niente, questi reperti non servono a nulla, poi magari saranno stati anche maneggiati da altre persone, quindi contaminati, eccetera eccetera. Quello... Però comunque questa donna ha bisogno di giustizia, cioè non è possibile. Certo, ma ancora oggi, cioè, io credo che sia assurdo. Poi per quanto riguarda quando tutte le cose che sono sette su Antonella, questa cosa della bellezza, io lo trovo estremamente, commenti sessisti, imbarazzanti, perché adesso c'è. No, io ho visto anch'io una puntata in cui si diceva non bella, cioè comunque perché se non sei non bella vuol dire che non puoi trovare un uomo, cioè queste sono cose gravi che comunque dal punto di vista comunicativo sono, cioè mi dispiace per chi dice Antonella, queste cose. Antonella era una donna normalissima, Antonella era una donna normale. Ma di là ma non c'entra niente, perché poi dal punto di vista estetico, ma non cioè, serve ognuno a niente, ha i suoi gusti. No, appunto, non serve a niente. Qui abbiamo una donna che è sparita in casa. No, era una donna che, è sparita in casa in un luogo chiuso, esatto. Casa sua. Quindi bisogna capire, ovviamente, io credo che Mauro nel suo libro ha fatto un ottimo lavoro, però bisogna continuare ad andare avanti perché ci sono troppi casi irrisolti. È chiaro che per quanto, come dici te, ok, il caso chiuso, ma in realtà non è chiuso, però purtroppo qui ci sono pochissimi elementi per, no? Da dove ripartiamo? Se mancano poi le cose più importanti. Ma insomma, senti, i luoghi del delitto, quindi non la scena del crimine, i luoghi del delitto parlano sempre comunque, anche dopo aver fatto tutto il possibile, che gli hanno fatto veramente il macello, tutto quello, e ne ho visti, ho vissuti casi davvero dove si è fatto tutto il peggio di quello che si poteva fare. Però, voglio dire, c'è sempre qualche cosa che rimane e sta a noi inquirenti o poliziotti, investigatori, criminologi, trovare, come dire, quell'elemento che forse apparentemente può essere non visibile. Tante volte non visibile non vuol dire che non c'è. Carmen, chiudiamo davvero, stavolta siamo davvero alla chiusura del programma, la puntata interessante, Carmen. Diciamo una cosa, Carmen, tu sei ancora in Francia perché te sei, come dire, ormai bloccata, possiamo dirlo che sei in Francia? Sì, sì, semi bloccata, sì, è un'avventura rischiarsi oltre confine, quindi sì. Resto qui per il momento. Certo, comunque ricordiamo che il coronavirus non è passato, ricordiamo che bisogna tenere la mascherina, ricordiamo non diamo la mano, non facciamo delle sciocchezze perché ora è un momento molto delicato. E quindi stiamo molto molto attenti perché la seconda ondata è pericolosissima.
Bene, io ringrazio. Posso dire una cosa? Certo, una cosa, certo. Scusami, dai. Su Antonella e sul caso di Antonella. Siccome le prove se ne sono andate un po', eccetera, gli anni sono passati, eccetera, c'è per caso qualcuno, è un appello, che sa qualcosa? Che ha voglia di dirlo? Ecco, sì, questo è importante, giusto. Accolgo anch'io l'appello che fa Carmen e lo rilancio. Se c'è qualcuno che ci ha ascoltato, perché sono tanti quelli che ci ascoltano, che ha qualcosa, un'idea, come dire, un... Però è detto che debba fare, come dire, del relato. Basta anche una cosina. Potrebbe essere, come dire, di ridare dignità a una povera donna, una povera disgraziata, perché di disgrazia si tratta veramente di un brutto omicidio, e ridare dignità a una donna che è stata barbaramente assassinata. Bene, allora io ringrazio totalmente il pubblico a casa che ci ha seguito, ha avuto la pazienza di seguirci, e ringrazio totalmente la Carmen Gay, la scrittrice che ha scritto dei libri. Grazie a voi. Siamo noi che ringraziamo te, e ringrazio naturalmente la nostra criminologa Vilma Ciocci. Grazie a voi. Sempre molto carina. È carino il quadro che hai dietro, Carmen. Il quadro? Io? No, no, io parlavo. No, no, dice... hai ragione, Vilma. Ma Vilma, lei, sono... Vilma. Ah, appunto, lei. Vabbè. Sì, sì. È tutta un'opera d'arte, Vilma. Ha dietro un quadro, sì, mi ricorda molto. Non so se Pollock, chi è? Miró. Mi sembra Miró, vero? Miró. No. Somiglia molto, no, a me. Va bene. Poi te lo dico. Beh, certo. Beh, ringrazio ancora l'intervento di Mauro Valentini, lo scrittore che ha scritto il libro 40 passi, che leggeremo sicuramente, avremo maggiori, come dire, possibilità di avere maggiori informazioni in questo caso. Ringrazio, torno a ripetere, il pubblico a casa, e che dirvi, alla prossima. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Giallo Criminale, il nuovo format radiofonico di Radio Caffè Criminale, prodotto ed ideato dalla Falco Investigazioni. Vi auguriamo buon proseguimento di serata. State ascoltando Radio Caffè Criminale, Falco Investigazioni, sede principale Lucca. Per info, telefono 0583 49 03 40 oppure visita www.falcoinvest.it.